Eh sì, lo so, tutti i motociclisti vorrebbero essere al mio posto. Come in un sogno ho la possibilità di provare la Yamaha campione del mondo della 500, la migliore tra le più belle moto del mondo. La YZR numero 2 di Wayne Rainey, ogni dettaglio parla di lui. L'abbiamo ammirata nella stagione 90, vittoriosa sul bagnato e sull'asciutto. Straordinaria nelle mani del californiano, affidabilissima, super stabile, pronta nell'accelerazione, forse non la più veloce, anzi certamente non la più leggera, ma indubbiamente la più equilibrata del lotto. Ha vinto 7 gare su 15, ha portato Rainey quasi sempre sul podio. Alla terza stagione, finalmente, Wayne Rainey l'ha spuntata, perché lui è abile, è lucido, ma anche grazie a Kenny Roberts, al team Marlboro, alla telemetria, alla grande organizzazione della squadra. Ed ora è mia, si fa per dire. 12 anni fa correvo in 500, ma non ho mai guidato un missile del genere. Una pungente mattinata autunnale, il vecchio circuito di Snetterton, 3 chilometri circa immersi nella verde campagna inglese. Evento eccezionale, solo 3 giornalisti per tutto il mondo. Con me i colleghi britannici Matt Oxley ed Alan Catchcart. È una profanazione in un certo senso, ma per farla accettare alla moto uso il casco con gli stessi colori di Rainey e indosso l'abbigliamento più tecnico. Ostento una certa sicurezza, ma credetemi, quando Oxley mi cede la Yamaha numero 2 mi sento tremare le gambe. E comunque si va, dentro la prima e via. ...165 cavalli a 12.000 giri, 310 all'ora, 125 kg di moto, un dragster, un vero dragster in accelerazione, e sono legato come un principiante nei primi giri, lo ammetto, ma come tocchi l'acceleratore, la ruota davanti si alza. Non è facile, affatto, anche perché a guidarla nelle curve strette, la 500 Yamaha sembra pesare 2 quintali... È colpa dei pneumatici così larghi e di una geometria di sterzo non certo agile, disegnata piuttosto per stabilizzare una moto che, impiegata al limite, viaggia sempre di traverso e su una ruota sola. E finisce che spalanco l'acceleratore soltanto sul dritto. Il 4 cilindri Yamaha mi ha veramente impressionato. Lo si vede poco così incastonato nel compattissimo telaio Delta Box d'alluminio, ma lo si sente. È un V frontale di 82 gradi, 2 cilindri che puntano in basso, gli altri 2 dentro il telaio. Frizione a secco, ammissione a lamelle, valvola elettronica allo scarico, ecco i 2 cilindri nel telaio. Cambio a 6 marce e un enorme radiatore per il raffreddamento a liquido. Il telaio è il più stabile, ma lo stesso Rainey ha chiesto maggior maneggevolezza. Io nel mio piccolo ho trovato deludenti i freni inglesi Lockheed. Roberts dovrebbe passare i Brembo. Qui il Made in Italy è il meglio, come per le catene Regina e per i cerchi Marchesini, campioni del mondo in tutte le classi. Michelin intermedie per noi, la pista è umida e il sogno è già finito purtroppo. Cosa posso dirvi ancora? Che tutti voi avreste il diritto di provare un gioiello così. Se amate la moto, di questa vi innamorereste, come è accaduto a me, benché l'abbia conosciuta al 50% delle sue possibilità.